Amici di Cani, Gatti e Compagnia, oggi abbiamo raggiunto il passo dello Stelvio, siamo quasi a quota 3000 metri perché là in cima ci stanno aspettando due amici davvero speciali, a due e quattro zampe. Io adesso, per comodità, anche perché non voglio faticare troppo, prenderò la funivia che mi porterà in cima al ghiacciaio e là ci sarà una bellissima sorpresa per tutti voi. Pronti per partire, Monte Cristallo, crestina nevosa divertente ma tutto facile, però sempre in estrema sicurezza, cane e gatto in cordata, al mio imbrago, imbragatura d'alpinismo fatta apposta anche per lui, quelle che usa anche il soccorso alpino per le calate con l'elicottero, quindi estremamente sicura. Ci vediamo in cima! Andiamo? Thank you.
Eccoli che stanno arrivando. Ciao Andrea. Ciao. Saluto Tato. Nepal. Vi avevamo promesso una sorpresa e questa è un cagnolone bellissimo, questo lupo cecoslovacco che è diventato una star in pochi giorni, una star diciamo nazionale ma anche internazionale, infatti qui siamo un po' in una terra di confine e anche noi non potevamo non venire qui allo Stelvio per conoscerlo. Quindi Andrea, ti ringrazio perché ti abbiamo fatto un po' faticare stamattina. Sì. Siamo abituati, dai, abbiamo fatto una bella cimetta anche oggi, mezzo alla neve è il nostro mondo, lui si diverte, io anche, quindi fatica ma più che volentieri, più che ripagata. Dovete sapere che Nepal è diventato famoso perché è un cane alpinista, è vero? Sì, è sempre venuto con me sia in montagna che a sciare, ma ad agosto abbiamo fatto i due Brighthorn in Val d'Aosta, che sono due cime che superano i 4000 metri. La quota dei 4000 è già un qualcosa particolare per noi alpinisti, figuriamoci per un cane, infatti non è una cosa usuale, per quello che questa notizia ha avuto molto, molto richiamo a livello nazionale e non solo. Allora, adesso se permetti, visto che la nostra trasmissione è dedicata agli animali, partiamo con la presentazione di Nepal. Abbiamo già detto che è un lupo cecoslovacco. Quanti anni ha? È un lupo cecoslovacco maschio, ha 3 anni e oltre a essere un cane alpinista è in addestramento come cane da soccorso per la ricerca di dispersi in superficie. Da quanto tempo è con te? Da quando aveva 2 mesi, l'ho preso il giorno dei 60 giorni, quando ha compiuto i 60 giorni e siamo sempre stati insieme. E è sempre venuto con te a fare queste avventure? Sì, ovviamente con calma i primi mesi perché essendo un cane di grosse dimensioni non si può sforzare a livello di articolazioni, zampe, eccetera. Poi sempre di più finché quest'anno ci è venuta questa idea di provare ad andare in cordata e diventare davvero alpinista anche lui. Ha un imbrago apposito esattamente come i nostri d'arrampicata, del tipo di quelli utilizzati dal soccorso alpino, quindi va bene anche per le calate in elicottero, assolutamente sicuro, non può slegarsi, non può aprirsi, e è bravo, è obbediente, non dà problemi in cordata, se c'è da fare un pezzettino in arrampicata si ferma, aspetta che salgo io e poi viene. Come vedete, più che mansueto. Esatto, perché a volte il lupo cecoslovacco non è considerato proprio un cane per tutti, un cane da compagnia, vero? Sfatiamo anche questo mito, perché vediamo che lui è molto tranquillo. Sfatiamo il mito senza esagerare, nel senso che comunque sono cani particolari, sono cani che possono essere difficili. Chi lo prende deve sapere che cane prende e deve sapere il tempo che ci deve dedicare. Ecco, parliamo un po' di questa razza. Io ho conosciuto questa razza nel 2008-2009 in montagna, io sono qui valtellinese, c'erano i primi in Italia e non sono tanti anni che ci sono. Me ne sono innamorato un po' per l'aspetto estetico, un po' per il carattere, perché comunque hanno recuperato molto, hanno mantenuto molto carattere del lupo, quindi la vita in branco, le gerarchie. Lui ad esempio era il maschio alfa della cucciolata, quindi il maschio abituato a comandare rispetto agli altri. È stato difficile fargli capire che invece con me comando io e lui è il secondo, non è una cosa facile. Quindi sicuramente tanta fortuna, ha un carattere aperto e bravo, ma anche tanto lavoro. Non tutti i cecoslovacchi sono così. Poi con il lavoro si riesce a aprirli e ottenere tanto anche da loro, è solo più difficile. Il suo carattere e la gestione di un cane di questa razza com'è, Andrea? Come dicevo prima, bisogna sapere come loro vedono la famiglia, il branco. Sono estremamente fedeli verso il loro capobranco, verso quella che è la loro famiglia e il loro gruppo. Sono abbastanza diffidenti nei confronti di tutto ciò che non conoscono. Quindi il grande lavoro nei primi mesi, e nei primi mesi vuol dire dal giorno che l'ho preso, cioè da quando aveva 2 mesi a quando ha fatto i 7-8 mesi,
stare con lui praticamente 24 ore al giorno, in piazza, al mercato, fargli vedere il treno, il camion, i fuochi d'artificio, un colpo di pistola, gli altri cani, la gente. Bisogna aprirgli la testa da piccoli e fargli capire che hanno tanto del lupo, ma nello stesso tempo sono cani e vivono in una famiglia con degli umani. Lui sicuramente non soffre le temperature rigide, anche se oggi qui siamo a 3400 metri, giusto? Perché sì. Quello è il Monte Cristallo. Quello è il Monte Cristallo dove avete visto che siamo saliti prima. E qui siamo sul ghiacciaio dello Stelvio, il ghiacciaio del Livrio. E le quote sono alte, lui non ha nessun problema, anzi lui soffre il caldo. A casa possono anche esserci meno 10, meno 15 gradi d'inverno e lui dorme tranquillamente sdraiato in terra di fuori senza neanche entrare nella cuccia. Il caldo invece purtroppo lo patisce, infatti la sua pacchia, come vedete, è la neve. Nessun problema a sdraiarsi, nessun problema di zampe per il freddo o di occhi per il riflesso. Mi ha sempre seguito sulla neve e ho anche scelto questa razza apposta. Ecco, adesso veniamo un po' a noi, alle tue avventure. Sì. Hai detto che da poche settimane appunto che state affrontando queste cime. Sì, io quando ho scelto il lupo cecoslovacco ho scelto la razza che secondo me era più adatta per seguirmi nella mia passione. La mia passione che è la montagna anche a alte quote, quindi montagna anche alpinistica, montagna anche su neve e ghiacciaio, montagna anche con gli sci d'inverno. Lui mi ha sempre seguito, quest'anno abbiamo deciso di provare a fare un qualcosa in più, uno step in più e fare qualcosa di alpinistico. Ho cercato su internet come si potesse fare a fare una cordata, quali cani fossero già arrivati sopra i 4000, non si trova niente, me lo sono dovuto inventare, l'ho legato in cordata esattamente come ci leghiamo noi alpinisti, nodi a palla per la sicurezza dei crepacci, oggi l'ho fatto piccolino perché tanto eravamo in un posto più che sicuro, e imbrago da arrampicata. Si deve comportare esattamente come gli altri, non mette i ramponi, ma comunque avendo quattro zampe e delle unghiette abbastanza lunghe da lupo non ha problemi di scivolamento. È andata bene, ci abbiamo provato, è andata bene e andremo ancora più in alto. Ecco, e come è stato, diciamo, quante ore ci avete impiegato questo tempo che hai passato con lui? Sì, per la salita ai Brighton non è stata lunghissima, sono circa due orette di salita per arrivare al Brighton occidentale, che è abbastanza tranquillo. In Val d'Aosta, giusto? In Val d'Aosta, sì, si parte da Cervinia con la funivia, si sale a Plateau Rose e poi si parte a camminare. È un posto molto simile a questo, ci sono gli impianti fino a più in alto, fino a 3008, e poi si parte camminando, si puntano le cime. Arrivare sulla prima, sia per me che per lui, è stato poco più di una passeggiata. La cresta che bisogna percorrere per andare dal Brighton occidentale al centrale è invece una cresta abbastanza sottile, con pendii di neve molto ripidi da entrambe le parti di centinaia di metri, ma cane sotto controllo, sempre davanti un paio di metri, senza mai tirare, ma senza neanche star sotto i piedi e pestare la corda. E lui è attrattissimo appunto dalla neve, immagino la sua gioia. Sì, la sua gioia più grande in realtà è stata nella discesa, perché dopo la prima mezz'oretta di discesa usciti dalla parte più pericolosa, era ormai pomeriggio, erano chiusi gli impianti, ho potuto liberarlo, lasciarlo correre e poi magari vi faccio vedere come impazzisce nella neve, è la sua gioia. Eravate soli o c'erano anche altre persone che vi accompagnavano? No, c'erano altri due ragazzi in cordata con me, perché comunque c'è la possibilità di scivolare, ci sono i crepacci, noi andiamo in estrema sicurezza, ma ovviamente se scivola lui io lo tengo, se scivolo io lui non ha niente per tenermi. Quindi quando andiamo a fare cose così serie, così in quota, siamo sempre o in due o in tre più lui. Ovviamente, perché la sicurezza è fondamentale anche quando si va in montagna, sia per la vostra incolumità e la sua, sono, diciamo, la priorità, non bisogna fare azzardi. Assolutamente no, infatti quando anche adesso che torneremo a fare altre cime sempre sul gruppo del Rosa, ce ne sono due o tre che so che possiamo far tranquilli come quelle che abbiamo fatto, ce ne sono altre 3-4 che valuteremo sul posto. Se si può salire, ci sono le condizioni, c'è la sicurezza, si va, se no si torna indietro e ci torneremo l'anno prossimo sperando che siano migliori. La montagna è lì e non scappa.
Nepal e Andrea sono anche un binomio impegnato nell'addestramento per la ricerca in superficie di dispersi. Questa attività è svolta presso l'associazione Amici di Ciro. Andrea, Nepal è molto obbediente. È per questo che tu hai deciso di fare anche qualcosa oltre. E infatti siete, diciamo, un binomio. Sì. Perché siete appunto addestrati, lui è addestrato per la ricerca. Esatto, in realtà causa e conseguenza si mischiano. Lui aveva un carattere molto buono e mi hanno proposto di entrare in questa squadra di ricerca. In realtà funziona anche il contrario, perché ci siamo entrati quando aveva 3 mesi e quindi da lì tutto il percorso di addestramento che l'ha portato ad essere così educato. Quando siete impegnati in questa attività, cosa fate? Noi ci esercitiamo minimo una volta a settimana in ricerca e almeno un'altra per quanto riguarda la parte di obbedienza. Le simulazioni di ricerca devono essere il più simili possibile alla realtà. Quindi c'è una persona che nascondiamo in un bosco, in una casa, dipende da dove ci troviamo. Il cane ovviamente non sa che questa persona è nascosta, non sa dov'è, viene inviato a cercare. Noi conduttori sappiamo qual è l'area, quali sono i limiti, quindi se il cane esce lo richiamiamo, gli indichiamo le direzioni entro cui deve cercare, ma nemmeno noi sappiamo dov'è il disperso, che in esercitazione si chiama figurante. Il cane deve andare, trovare, fermarsi, non toccarlo assolutamente, non spaventare, ma iniziare a abbaiare. Iniziare a abbaiare perché può essere anche a 5-6 minuti a piedi di distanza da noi, quindi deve stare fermo, abbaiare e aspettare che noi arriviamo in modo da poter effettuare davvero quello che è il soccorso della persona. Siete già stati impegnati in attività proprio sul campo? Io sì, non con lui perché non abbiamo ancora fatto il brevetto, perché è un percorso lungo, l'addestramento inizia da piccoli, da quando hanno 3-4 mesi i cani, ma continua come dicevo tutte le settimane. Adesso in novembre abbiamo la prova che, se superata, poi può permettere di uscire a fare un intervento vero. In realtà non è prevista per legge, potremmo uscire tranquillamente lo stesso, però è un riconoscimento in più ed è giusto averlo prima di prendersi la responsabilità. Esatto, non te l'ho ancora chiesto, ma perché hai scelto il nome Nepal per lui? Forse perché stai puntando a cime un po' più elevate? Sarebbe bello, lì l'unica incognita è il trasporto in aereo, perché per i cani è sempre un problema. No, in realtà il nome Nepal deriva dal periodo in cui l'ho preso. Io l'ho preso nel 2015, c'era stato da pochissimi mesi il grosso terremoto in Nepal e facevo parte di un'associazione, Cargo for Nepal, che si è occupata di raccogliere tutto un abbigliamento, medicinali, coperte e quant'altro da inviare. Abbiamo organizzato un aereo che è partito dall'Austria, siamo andati fino a Innsbruck a portare tutto il materiale. Avendolo preso pochi mesi dopo, volevo cercare un nome che ricordasse il Nepal. Nello stesso tempo ho la passione per la montagna, volevo un nome in nepalese che ricordasse la montagna. Ho cercato, non c'era niente di facile e una sera ho deciso però Nepal, semplicemente, e quello è rimasto. C'è anche un collare, diciamo così, che sì, lui... Queste sono le classiche preghiere nepalesi, le bandierine nepalesi che si trovano sulla cima dell'Everest, del K2, ma non solo. Queste arrivano direttamente dal Nepal, me le hanno portate da là, sono quelle originali, e le portiamo sempre con noi in montagna, un po' perché pensiamo che comunque un aiuto e una protezione da su quando siamo in giro è sempre utile. Un po' sia per la nostra passione della montagna sia per il suo nome ci stanno perfettamente. Stai già preparando nuove sfide? Assolutamente sì, settimana prossima saremo di nuovo in zona Monte Rosa. L'obiettivo più alto è la Punta Gnifetti, dove si trova Capanna Margherita, che supera i 4500 metri, ma staremo là 3 giorni, quindi l'idea è fare 2-3 montagne sopra i 4000 metri in base alle condizioni che troviamo, visto che siamo a fine stagione, e l'obiettivo finale per il 2019 sarebbe conquistare la vetta del Monte Bianco. Impresa ovviamente riuscita quella di raggiungere la vetta del Monte Rosa. Sul
Monte Bianco, sicuramente una bella accoppiata. Sì, un progetto nato così per caso, dopo aver fatto questi due primi 4.000, aver visto come la notizia è piaciuta alla gente e come anche lui si è divertito, abbiamo deciso di buttargli quest'idea, un Monte Bianco a 6 zampe, 4 sono sue, 2 mie, ovviamente a lungo termine perché serve allenamento, servono parecchi weekend in quota. Adesso torniamo là, poi l'anno prossimo ci prepariamo. Non c'è la possibilità che lui si stanchi troppo, vero? No, a livello di stanchezza assolutamente no. C'è l'incognita per lui, esattamente come per noi persone, la quota. Abbiamo provato quella che abbiamo fatto qualche settimana fa, non ha avuto nessun tipo di problema, non ha patito la quota, correva a 4.000 metri esattamente come in pianura, quindi quella che era l'unico pericolo, che lì è genetica e poco si può fare, non, per fortuna non ce l'ha. E una nota marca di abbigliamento e accessori per attività sportive outdoor e di montagna si è offerta di seguire Andrea in Nepal come sponsor tecnico, fornendo loro tutto il materiale necessario alle scalate. Quindi davvero nuove sfide vi attendono, grazie per averci aperto questo mondo, insomma un cane in quota, un binomio stupendo quello che hai creato con lui, non soltanto diciamo per divertirti con lui ad affrontare queste cime, ma anche comunque con un cane da ricerca, e quindi fate anche del bene. Assolutamente sì, facciamo assolutamente tutto volontariato, quindi non siamo pagati neanche quando usciamo, neanche quando ci alleniamo, è tutto a spese nostre. E poi comunque Nepal non è solo queste due cose, Nepal è anche un cane da bellezza, fatto parecchie esposizioni, anche lì partito per gioco, fatta la prima internazionale a Erba 2 anni fa, l'ha vinta, siamo partiti giocando, divertendoci, e adesso è campione italiano, campione croato e campione internazionale. Una star, insomma, non possiamo aggiungere altro, Andrea. Sì, lui sì, io mi limito ad accompagnarlo. Grazie davvero ancora, eh. Grazie a voi. Grazie Nepal. Ormai Nepal sta diventando grandicello e sarebbe tempo di fidanzarsi. Uno tra i sogni di Andrea sarebbe proprio quello di trovargli una compagna che possa dargli dei cuccioli e far proseguire la sua linea genetica. Come avete potuto vedere, noi comodamente abbiamo raggiunto queste sommità con gli impianti di risalita, con la funivia. Quindi permettetemi di ringraziare appunto chi ci ha permesso di rifare tutto ciò. Sto parlando di Umberto Capitani, che è il direttore degli impianti di sci appunto del ghiacciaio dello Stelvio. E quindi vogliamo anche fare un attimo un accenno a questi impianti, qual è la loro offerta per tutti coloro che decidono di salire qui per sciare in estate. Abbiamo due funivie di arroccamento da 2760 a 3174 metri, che è dove siamo adesso. Poi da qua partono due sciovie che salgono sulla punta degli Spiriti a 3450 metri, e nell'altra valle ci sono altre due sciovie sotto il Monte Cristallo. Abbiamo un totale di 4 sciovie e 2 funivie. Nel periodo di giugno e nel periodo di settembre inoltrato, quando arrivano le prime nevicate, si può sciare dai 3450 della Punta degli Spiriti al Passo dello Stelvio a 2760. Quel Passo dello Stelvio è visto un po' come il banco di prova per dei nuovi macchinari, per appunto che riguardano tutto ciò che sta attorno al mondo neve. E proprio qui è in funzione, prima assoluta in tutta Italia e anche diciamo un'esclusiva perché nessuno ancora l'ha visto,
un'importante macchina. Sì, noi in collaborazione col gruppo Leitner è diversi anni che collaboriamo, proprio perché abbiamo una stagione al contrario degli altri, facciamo inverno quando è estate. E allora si è sviluppata questa collaborazione col gruppo Leitner in un primo momento con i gatti delle nevi, per lo sviluppo dei gatti delle nevi, e adesso col gruppo sempre Leitner e la Demac Lenco ci ha portato in testa una macchina che produce neve a temperature positive. Temperature positive vuol dire sopra lo zero, cosa che fino adesso non si faceva, o si faceva ghiaccio, invece questa fa veramente neve. È un macchinario innovativo, questo che abbiamo qua alle spalle, alle nostre spalle, che è stato sviluppato da 3 ingegneri italiani, e è una startup che è stata portata poi avanti dalla Demac Lenco. Il tutto nasce dalle 3 situazioni dell'acqua: liquida, gassosa e solida. Liquida quando entra nella macchina, gassosa quando viene portata a evaporazione, e solida quando esce dalla macchina in maniera sotto forma di neve. Quali sono appunto i benefici che si possono avere con questa macchina? Benefici è un'integrazione al sistema di innevamento artificiale tradizionale che c'è in questo momento in alto in tutte le Alpi. Può lavorare, come dicevo prima, a temperature positive, e proprio in quei momenti che non si riesce a produrre neve perché è troppo caldo, tra virgolette, con questa si può produrre neve. Per adesso le quantità sono ancora abbastanza piccole, abbastanza, sono limitate rispetto agli altri macchinari, però c'è uno sviluppo in atto sicuramente positivo. C'è ancora tempo per sciare qua? Certo, andiamo avanti fino al 4 di novembre. Normalmente la nostra stagione apre a fine di maggio e chiude ai primi di novembre. Quest'anno chiudiamo il 4 di novembre, di conseguenza speriamo di vedervi più spesso, e soprattutto nei prossimi mesi, che sicuramente con le nuove perturbazioni si scierà su neve invernale e positiva.